Il mister, il tuo mister si è lamentato tantissimo dal campo, ma a noi ci è sembrato che anche il Cosenza era giocato di gamba e anche il Cosenza giocava sul campo pesante. No, sicuramente, però stando dentro si vede la differenza, non era un campo, diciamo la verità, da gioco. Abbiamo fatto quello che potevamo, siamo stati in gamba tutte e due squadre fino all'ultimo, ma è difficile giocare così. Ma credi che altri campi non hai incontrato nella tua carriera così pesanti? Guarda, in Serie B no. Serie B no? In Serie B niente. Allora vuol dire che sei andato in giro a trovare soltanto campi dove c'era sempre il sole, perché io ho visto delle immagini in giro, Lecce, Padova, campi abbastanza, anche col sole così pesanti. Lecce ancora ci devo andare a giocare, nemmeno a Padova. Quando andrò ti dirò se il campo era... Al di là di questo, come hai visto il Cosenza? No, non ho visto una buona squadra che giustamente si deve salvare e ha fatto tutto per non perdere la partita. E faccio complimenti a loro. E il proseguo del campionato del Benevento, scusa Pippo, il proseguo del campionato del Benevento invece come lo vedi? No, è un buon proseguo, siamo a 4 punti dalla seconda, quindi non ci dobbiamo preoccupare, dobbiamo fare il nostro campionato, le somme si tireranno a fine del campionato. Dopo la sconfitta col Verona in casa, avete seduto qui, molta densità a centrocampo, l'obiettivo era quello comunque di portare un punto a casa? No, portare il punto no, noi ogni partita cerchiamo di portare 3 punti. Quando non si fa risultato l'importante è non perdere la partita e andare a casa con almeno un punto, come abbiamo fatto oggi. La vogliamo analizzare un po' questa partita, la spacchettiamo tra il primo e il secondo tempo? Beh, è stata una partita, a parer mio, di tanti contropiedi. E, come dicevo prima, su un campo così è molto difficile. La partita si poteva vincere, si poteva perdere. È andata sul pareggio, tutte e due squadre, andiamo avanti e aspettiamo la prossima settimana. Perfetto, grazie Borghi. Tu ci hai provato a un certo punto, hai provato anche la conclusione, nelle tue corde. Beh, io cerco ogni tanto di fare un qualcosa, di tirare in porta, di fare gol, faccio il possibile. Ma l'importante, io sono difensore, l'importante è non prendere gol, poi ci pensano gli attaccanti a farlo. Grazie, grazie a voi.